Oggi voglio parlarti di un romanzo che ho finito di leggere da circa una settimana e che una volta terminato mi ha lasciato il senso di vuoto. Quando questa cosa accade, di solito il lettore ha letto un bellissimo romanzo, un romanzo che gli ha tenuto compagnia per più giorni e poi lo ha lasciato un po' orfano, un po' solo alla fine della storia. Sto parlando di Fa troppo freddo per morire di Christian Frascella. Devo dire che Christian, che è un autore che io non conoscevo assolutamente, anzi ringrazio la casa editrice che mi ha inviato il romanzo, perché altrimenti probabilmente non avrei mai incrociato la strada di questo talentuoso autore italiano, un autore che ha pubblicato già con delle case editrici di tutto rispetto e scrive da anni, quindi non ha certo bisogno che sia io a sottolineare quanto sia bravo a scrivere, perché è davvero questa sua ultima prova è davvero di qualità. C'è da dire però che questo è il suo primo poliziesco. Non ho letto gli altri suoi romanzi, ma li recupererò presto, perché se lo stile di scrittura che ho riscontrato in questo suo ultimo lavoro è allo stesso livello o comunque è addirittura migliore in lavori precedenti, penso che insomma tutti, soprattutto chi aspira a scrivere, dovrebbe leggere i lavori di Christian Frascella. Ci sono moltissimi punti tecnici da tenere d'occhio mentre si legge questo romanzo e io consiglio veramente a chi desidera scrivere una serie letteraria, e in tanti mi scrivete, mi dite: come faccio a calibrare bene le informazioni da inserire nel primo romanzo di una serie letteraria? Oppure come caratterizzo al meglio il mio protagonista perché sia interessante ma senza svelare troppo, perché alla fin fine deve essere appunto un protagonista che sarà il protagonista di una serie, quindi non si può raccontare tutto subito del personaggio, perché altrimenti poi il lettore si annoia, quindi è un protagonista in evoluzione. Come faccio a far sì che il mio protagonista non annoi poi il lettore, perché se legge il secondo del primo e lo conosce perfettamente non ha più nulla da scoprire? Ecco, leggere Christian Frascella ti aiuterà a comprendere quello che io definisco l'equilibrio. Questo è un romanzo misurato. Con misurato non significa che è noioso, barboso e non ha ritmo, anzi tutte le varie sequenze narrative sono scritte, sono impostate al punto giusto. Ci sono tantissime scene serie, tantissime scene divertenti. L'ironia è il tratto distintivo di Contrera, il protagonista di questa storia, è un ex poliziotto che è diventato investigatore privato e che vive in un quartiere di Torino che si chiama Barriera di Milano. Già questo è molto interessante, il contrasto è già evidente. Poi il fatto che sia un ex poliziotto che ha, per tutta una serie di motivi personali, lasciato la polizia e si sia riciclato come investigatore privato è ancora più interessante, perché Contrera è un classico protagonista, lo potremmo anche definire negativo, comunque un antieroe, perché non è un protagonista pieno di lustro, ma un uomo che è caduto molto in basso e si sta rialzando un po' alla volta. Quindi è un protagonista che fa molta simpatia, anche e soprattutto per la sua ironia nel dialogo, la caratterizzazione del registro linguistico che gli ha restituito l'autore. Quindi ecco i tre motivi principali per cui leggere questo romanzo. Il primo è capire in che modo misurare le informazioni, come caratterizzare un protagonista senza far sì che sia un personaggio scontato o che sia poco delineato, e che cosa appunto raccontare nel dettaglio, che cosa lasciare invece in ombra per far sì che il lettore si incuriosisca e continui a leggere la serie letteraria, dove appunto questo protagonista sarà di nuovo il fulcro e trainerà di nuovo la trama della storia. La seconda nota tecnica è che la caratterizzazione dei personaggi, di tutti quelli che gravitano attorno a Contrera, che lo aiutano o lo ostacolano al raggiungimento del suo obiettivo, sono caratterizzati benissimo, anche le comparse. Qui proprio ci rendiamo conto, attraverso il romanzo di Christian Frascella, di come non sia necessario abusare delle descrizioni, ma di come le descrizioni debbano essere al servizio della caratterizzazione dei personaggi. Bastano pochi aggettivi, pochi elementi per delineare una persona, poche manie, e l'uso del dettaglio narrativo qui è fantastico. Quindi leggete il romanzo e cercate di rubare con gli occhi queste tecniche che lui è riuscito a utilizzare benissimo. Il terzo punto che ho trovato eccezionale da un punto di vista tecnico è il modo, la resa dei dialoghi. I dialoghi in questo romanzo sono secchi, misurati, mai troppo lunghi. Finalmente ho trovato un autore italiano che non abusa di alcune delle espressioni di cui di solito si vanno a farcire i dialoghi. Disse, sottolineò, pensò. Ci sono tutta una serie di dialoghi ben costruiti che prendono anche delle lunghe sequenze narrative. Dialoghi che non annoiano, che fanno proseguire la storia con un ritmo veloce e permettono quindi al lettore di fare esperienza anche del registro linguistico dei personaggi e di far comprendere quali
sono le appartenenze, perché qui c'è anche una storia dal punto di vista della trama di minoranze culturali, quindi ci sono persone che si esprimono in modo diverso e attraverso i dialoghi l'autore riesce a restituire questo al lettore. L'ultimo punto tecnico che vi voglio sottolineare e che per cui vale la pena leggere questo romanzo è il modo in cui inizia e il modo in cui finisce. Come sempre i romanzi, così come alcuni film o addirittura qualche cena in qualche ristorante, sappiamo che il lettore si ricorda perfettamente l'inizio e si ricorda perfettamente la fine. Questo romanzo inizia con un incipit interessantissimo, è un incipit da manuale, introduce subito il lettore nella scena dove il personaggio si muove e fa comprendere subito chi è, cosa fa e dove si trova, e queste sono tre caratteristiche davvero difficili da condensare in una sola riga. Christian Fraschella ce la fa ed è perfetto. La chiusura, altrettanto interessante, secca, in crescendo, e una chiusura che fa presagire, insomma, cosa che comunque è anche suggerita dal sottotitolo della storia, la prima indagine di Contrera, fa pensare che questo sarà il primo di una lunga serie di romanzi con protagonista il detective Contrera, un protagonista che sono sicura piacerà a molti di voi e che vi terrà compagnia per alcuni giorni di intensa e piacevole lettura.